Da giovedì 1 giugno a Marina di Ragusa e lidi balneari saranno collegati via radio col presidio comunale di soccorso che opera all'interno del porto turistico. E in attesa dell'avvio intanto del servizio di assistenza bagnanti, sei stabilimenti balneari della frazione avranno a disposizione una radio riccia trasmittente che potrà essere utilizzata dai bagnini dei vari lidi in modo da essere in costante contatto radio col presidio di intervento. Si tratta di collegamenti via radio, ha spiegato il sindaco Piccitto, che consentiranno di richiedere l'intervento immediato dei mezzi nautici soccorsi a disposizione del presidio civile comunale. Intanto, la giornata di Incancaldo ha invogliato in tanti a Vittoria a prendere la via delle località marine. Scoglitti presentava così il caratteristico aspetto preestivo e in tanti ne hanno approfittato anche per il primo bagno di stagione. Affollate nel tardo pomeriggio anche le viuzze del centro, con la presenza di forestieri e anche cittadini polacchi. Il giorno prima, appena sbarcate il Pio La Torre col primo volo dalla Polonia.